Ciao. Never liked gun. Okay. Seguimi. Questi sono i mattatoi Hernia. Si dice che siano i più grandi impianti per la macellazione della carne di Oddworld. Lavoravo qui. Beh, ero più uno schiavo, come tutti gli altri. Questo sono io, mi chiamo Abe. Ero l'impiegato dell'anno. Ora sono carne morta. Ho incrociato il boss più malvagio dell'intero pianeta, Mallok il Glacon. La mia vita è cambiata totalmente in un solo giorno. Una sera stavo lavorando ai mattatoi Hernia fino a tardi. Una volta facevamo gli snack di Mitch. Questo finché i Mitch non si estinsero. Producevamo ancora il pasticcio di paramita e dell'ottima torta di scrap. Pensavo di avere un buon lavoro, almeno prima di scoprire la vera ricetta di un nuovo snack che avrebbe fatto tutti impazzire. La verità mi avrebbe per sempre cambiato e quegli sguardi impauriti mai più dimenticato. I Glacon erano preoccupati per gli scarsi profitti. Ok, ci siamo. Ecco. Rendete conto? Visto che per Scrab e Paramiti erano tempi assai tristi. Okay, le cose si stanno mettendo male. Mio sovrano Mallok, cosa avete intenzione di fare al riguardo? Guarda. Ma Mallok era un capo. Mostrali. Ok, capo. E aveva un suo piano. E triteremo tutti. Voleva un ingrediente segreto? Tritandoci tutti di sua mano. Dovevo solo fuggire. Dovevo solo scappare. E non sapevo nemmeno dove il destino mi avrebbe potuto portare. Quindi, tiratemi fuori di qui!
avevo appena superato quegli slog quando vidi una cosa assai stramba. C'era una grande luna davanti a me e la sua faccia. Era la mia zampa. Poi caddi da un dirupo. E la testa picchiai. Quando apparve un gran volto, per cui alla morte pensai. La nostra terra era di fronte a una svolta. Non c'era giustizia che potesse regnare se non avessi fatto di tutto per la nostra gente tornare a salvare, perché i paramiti e gli Screb erano stati sacrificati innanzi che i mattatoi Ernia li trasformassero in pranzi dall'interno di templi avvolti da un bagliore. Per tutti questi innocenti avrei mostrato il mio valore. Il grande volto disse che nella mia ricerca molto già avevo imparato, e poiché altri pericoli mi attendevano, una cicatrice mi avrebbe aiutato. Avrei avuto bisogno di tutto il suo potere per adempiere al disegno che riuscivo a intravedere. La sfida era vinta e mi aspettavo di riposare, ma il grande volto venne a dirmi che ancora molto dovevo dimostrare. Le due incisioni assieme, impresse sulle mani, potevano chiudere i mattatoi e renderci tutti più umani. Con le incisioni completate, gli spiriti ottennero potere più che mai. Ora il mio canto era invincibile. Mattatoi Ernia, per voi saran guai. Ebbi una visione dei paramiti che giocavano festanti, come il ricordo di un'epoca così vicina e distante. Poi vidi quel che gli avevano fatto, ignorando il loro raccapriccio, tagliandoli a pezzi e facendone un pasticcio. Ebbi una visione degli Scrub salvi in libertà, di come essi erano prima che giungessi alla maggiore età. Ora son macellati, triturati e trasformati in una vera prelibatezza. Poveri Scrub martoriati per amore della ricchezza. Malloc vide cosa stavo facendo. Cosa? Era furibondo. Sì, capo, subito. Pazzo di idiota. E ordinò di ucciderci tutti. Trovai l'interruttore che isolava l'elettricità. Era ormai giunta l'ora d'affrontare la verità. Avevo liberato i Mudokon, ma chi mi sarebbe venuto a salvare? Adesso posso, capo. Al cospetto di Molluk il Glacon, non avrei adesso potuto, capo, che tremare. Come vuoi, uccisi! Yeah.
Wow. Abe, uno di noi non si è comportato bene. Ci ha sparato. Beh, cosa ne pensi? È uno stolto. E secondo te? Anche per me. Oh, ragazzi. No, ragazzi, no. Oh. Per favore. Lasciatelo. Just because life is doom, and everyone wants to eat you, doesn't mean there's no hope. You need to look within, if you wanna be free. Okay. Seguimi. Se fossi a corto di dinero per comprare il nostro ultimo gioco, lascia che ti racconti cosa accadde. Aveva a che fare con questo tipo di nome Abe, che lavorava nell'impianto di macellazione Mattatoi Ernia. Il luogo era gestito dai Glucon, ma questi erano sull'orlo di una crisi finanziaria. E siccome si erano praticamente pappati tutte le creature locali, adesso era giunto il turno di Abe e di tutti i suoi compagni. Demmo ad Abe l'abilità di parlare, così che potesse fare la cosa giusta e salvare i suoi compagni. Hello, follow me, ok? Ma c'era gente a cui non interessava fare la cosa giusta. Hello. Oops. Pensavano fosse molto più divertente impallinarli tutti. O macinarli. Hello. Oops. Allora. O spappolarli. Oops. O persino picchiarli. Inutile dire che la cosa scocciò qualcuno. E costoro non alzarono nemmeno un dito per aiutare Abe. Ma se solo te ne è fregato qualcosa e hai cercato di fare del tuo meglio per salvare i suoi amici? Il finale sarebbe stato certo migliore per Abe. E se vuoi vederlo di persona, dai fondo ai tuoi risparmi e compra subito questo capolavoro. Abbiamo bocche da sfamare, sai? Per il solo eroe Mudokon su cui la gente contava. Con la pelle color blu e gli spiriti a guidarlo. Salvare le nostre ossa, solo lui potrà farlo. Ma se nel piano dei Glucon mai dovesse cadere, alla stirpe Mudokon non resterebbero bandiere. Molto tempo fa, i Mudokon portavano qui i loro morti.
Questo prima che i Glukkon iniziassero a portar via le nostre ossa. Degli schiavi Mudokon erano usati per farlo. Ciechi negli occhi e non per uno sbaglio. I Glukkon volevano che nessuno scoprisse il vero motivo della loro raccolta. E nessuno lo fece. Finché gli spiriti delle ossa vennero a farmi visita la prima volta. Questo sono io. Mi chiamo Abe. Sono appena tornato dopo aver salvato 99 Mudokon dai mattatoi Ernia. Oh. Ups! Oh, Abe! Ed ecco perché si presentarono a me. Abe, sei il salvatore dei Mudokon e ci devi aiutare! I Glukkon stanno profanando i nostri resti! Devi venire al Necromame! Subito! Subito! Dovevamo fare qualcosa, così io e alcuni altri partimmo alla ricerca del Necrom. Il nostro viaggio iniziò bene, l'idea ci caricava. Abe, sei il migliore! Ok. Ma all'ora di pranzo eravamo parecchio stanchi. Andiamo! Ok. Quanto mancherà? All'ora di cena eravamo esausti. È a causa tua se siamo in questo pasticcio. Vergognati! Posso tornare a casa? Cosa è stato? Qualcosa di grosso! Da dove proviene? Ehi, guarda quello! È un osso. Forse ci siamo? Andiamo! Sì, sì, andiamo! Perché se è una bibita dei Glukkon, non è sicuramente salutare. Che scemata. Ti ho sentito. Senti, Abe, abbiamo fatto tutta sta strada solo per aiutarti. Ma non siamo impazziti. Abbiamo solo un po' di sete. Giusto, no? Sì, ma... Nel caso non te ne fossi accorto, abbiamo appena attraversato un deserto. Quindi fatti da parte, labbra cucite. Ma... Provai a fermarlo, ma bevvero l'intruglio comunque. Sorso dopo sorso. Poi sembrava stessero male, ma ne volevano ancora. Quello era il momento in cui cominciai a capire ogni cosa. La bevanda è un distillato delle nostre stesse ossa! Così non va bene. Cosa faccio adesso? Cosa stai combinando? Ricordi che ci devi condurre fuori di qui. Ok, seguimi. Ok. Ma... Ups, mi sono dimenticato che era cieco. Aiutami a salvare gli altri. Non ci posso credere. È lui, è quell'Abe. Promozione, sto arrivando! Fermo!
Ragazzi, qualunque cosa voi siate, lo sapevate che i Glukon stanno usando le vostre ossa per realizzare la loro bibita tempesta d'anime? Certo che lo sapevamo. Ecco perché abbiamo bisogno di te. Cosa posso fare? Hai fatto chiudere i mattatoi, Ernia. Potresti fare lo stesso con lo stabilimento. Volete che faccia saltare lo stabilimento tempesta d'anime? Ok, credo di aver capito. Non ti preoccupare, possiamo darti i poteri. Già, i poteri dello spirito. Già! Siete sicuri? Guardo! Ci ero già passato prima. Quando mi furono concessi i poteri per arrestare i mattatoi Ernia, quando vidi per la prima volta come vivevano un tempo le creature di Oddworld, prima che li tritammo tutti in gustosi snack, avevamo dimenticato il nostro passato e adesso ci stava costando il nostro futuro. E persino le nostre anime. Muoversi! Nuova e migliorata! Cos'è? Non pensare, bevi! Oh, andiamo, fallo! Ok. All'inizio i Glukon regalavano la loro bibita. Buono! Ma una volta che i Mudokon iniziarono a berla, non poterono più fermarsi. Quei Glukon dicevano loro che se avessero lavorato potevano avere tutte le bibite che volevano. E non dovete nemmeno pagare. Ma vi cascarono in pieno. Amo questo lavoro. Così adesso mi è stato chiesto di distruggere lo stabilimento, ma prima dovevo salvare i Mudokon che erano là. E ottenni il potere di guarire i Mudokon dalla loro sbornia. Tipo! Moluk sarà furibondo. Prima i mattatoi Ernia, ora le miniere Necrum. Se mai dovesse sfuggirci, siamo fregati. Dove voi due vedete problemi, io vedo opportunità. Ora è il mio... il nostro turno di prendere il comando. Fermo lì, Aslik, non è ancora il tuo turno. Ora, ora, generale, non litighiamo su chi fa cosa. Ho una carriera da considerare! Cosa facciamo al riguardo, eh? Cosa? Ti facciamo prendere dal panico? No, idiota. Dobbiamo rendere questo posto così sicuro che Abe dovrà diventare invisibile per entrare. Gazzettino Magog, le notizie di cui avete bisogno. Edizione straordinaria. Al fine di evitare che il terrorista Mudokon rinnegato conosciuto come Abe distrugga lo stabilimento Tempesta d'Anime, i cancelli di sicurezza principali possono essere aperti solo per ordine diretto degli esecutivi di massimo grado. Il generale Drippik, il vicepresidente Aslik e il direttore Flag. Se avete ulteriori domande, tirate pure la leva alla vostra destra. Gazzettino Magog, notizie da non mancare. Il vicepresidente Aslik si rivolge agli impiegati in Mudokon. Voi schiavi fetenti! Voglio dire, i miei cari impiegati. Lo zio Aslik si sta prendendo cura di voi, giusto? Vi amo come se foste sangue del mio sangue, giusto? Ma se non catturiamo quell'Abe, saranno scariche per tutti quanti! E ora, cosa state aspettando? Tornate al lavoro!
Questo messaggio vi è stato offerto dalle bibite Tempesta d'Anime. Il nostro vomito è la vostra sete. Gazzettino Magog, le notizie che fanno notizia. Il generale Drippik impone la legge marziale. Nessuno stupido pupazzo di carne Modocon mi farà passare per matto. Prenderemo quel traditore di Abe presto o non mi chiamo più... Drippik, signore. Drippik, lo sapevo. Offertovi da lustra la voce Mullock, è meglio saperlo che scoprirlo sulla tua pelle. Ehi, qui è... Drippik? Drippik, apri i cancelli, muoviti! Ecco, subito, signore. Mi faccia vedere quale pulsante era. Notizie da non dimenticare. Il direttore Flag annuncia un calo nella produzione di ossa. Non è colpa mia! È stato Abe! Prima i mattatoi, Ernia! Ora le miniere, Necro! Non ci sono più ossa da nessuna parte! Niente ossa, niente bibita! Mi hanno fregato! La mia carriera è finita! È tutto per colpa di quel bastardo, Miliu! Offertovi dalle torte Scrub? Vi costano un braccio e anche una gamba. Ehi, qui è il direttore Flag! Sì, signore. Disattiva l'operazione Tuoni e Fulmini! Eh? Cosa? Disarmo i cancelli principali! Muoviti, idiota! Subito! Ordini sono ordini. Ehi! Quel bastardo di Abe è qui! Voglio sapere di chi è la colpa di tutto questo! Non provate a scaricare tutto su di me! Vi sto dicendo che è quel tizio, Abe! Lo voglio morto! Che succede se raggiunge il bollitore? Il bollitore? Il bollitore? Che cosa dobbiamo fare? Il bollitore? Che cosa dobbiamo fare? Yeah. Gazzettino Magog, le notizie dipinte di blu. Attenzione, attenzione, il terrorista Mudo con Abe si è infiltrato nello stabilimento Tempesta d'Anime. I capi dipartimento Glucon esplodono. Oh, che orrore! Anche se la produzione della bibita è stata danneggiata, gli schiavi Mudokon stanno scomparendo e le fognature stanno straripando, i dirigenti assicurano che ogni cosa tornerà al suo posto. Qui ho finito. Thank you.
allora trovai gli altri ingredienti. Ehi! Come andiamo con le lacrime? 20 galloni all'ora, capo. Cosa? Non bastano! Come facciamo a ottenere quel sapore profondo e vellutato senza le lacrime? Tanto vale non usare nemmeno le ossa, allora! Non è colpa mia, capo. Siamo a corto di Mudokon. Continuano a diminuire. Non voglio scuse! Voglio le lacrime! Più lacrime! Subito! D'accordo, capo. Prima la nostra carne, poi le ossa, ora le lacrime! Me la sto facendo sotto! Oh, che fregatura! Presto, presto! Non è giusto! Avevamo il doppio del gusto! Riuscì ad andarmene giusto in tempo. Ricevetti la solita accoglienza. Sta per arrivare, lo cerco da un secondo all'altro. È il nostro Abe! I Mudokon si raggrupparono lentamente, usando le loro abilità per creare qualcosa di nuovo. Ah, deve far male. Oh, deve far male, sì. Va tutto bene, non ti preoccupare, starà subito meglio. Ciao, mi chiamo Alf. Ciao Alf. Mi sono fatto la mia prima bevuta mentre ero con la neve nel deserto. Oh, wow. Seguivano la storia con grande attenzione. Posso unirmi anch'io? Sapevamo che c'erano altri di noi là fuori. Ed eravamo decisi a trovarli. Sicure affermano che Abe, la mente terroristica dietro alla distruzione dei Matatoi Ernia, è ugualmente responsabile delle atrocità commesse allo stabilimento Tempesta d'Anima. Io questo tipo. Restate sintonizzati per seguire i prossimi sviluppi. Queste notizie vi sono state offerte da... Non hai salvato i nostri compagni. E non te ne andrai certo con questa. Mi sembra un sogno. Sarà la nostra miglior bibita di sempre. Pensa che ne abbiamo abbastanza? Certo! Possiamo aumentare la concentrazione! Alza l'intensità! Ok. Piacente, capo. Thank you.
Un tempo ce n'erano molti di noi. Ma questo è stato prima che comparissero le reti. Adesso non trovo più nessuno. Il mio nome è Munch. Ed è da allora che continuo a emettere il mio richiamo. Senza ottenere alcuna risposta. Fino alla scorsa notte. Non ero più solo. Avevo trovato qualcuno. O allora che accadde? Non era un altro tripedonte, assolutamente no. Chi mai potrebbe fare una cosa simile? Da lì a breve l'avrei scoperto. Cos'è accaduto? L'hanno portato via. Ai laboratori Saddick. Laboratori Saddick? Povero, piccolo amico. Vedi, labbra cucite. Se vuoi ritrovare i tuoi fratelli, dovrai prima salvare Munch dai laboratori Saddick. Sì, ma come? Non lo so. Trova il grande pozzo e poi... E poi... Oh, cielo! Andiamo, amici, usciamo da qui! Ma è mai possibile che debba sempre complicarmi la vita in questo modo? Applicando un sonar nella testa! Sonar?
Pensa a tutte quelle lunghe notti trascorse a inseguire gli sferoidi. Ore sprecate a dar loro la caccia. Ma questo cosa c'entra? Ma vuoi startene un po' zitto? Cribbio, ascolta, tu e io buttiamo via 20 preziose ore ogni settimana. 20 ore che potrebbero essere impiegate nella ricerca di una nicotina più assuefante, nuovi dolcificanti, additivi per cibo da neonati, sedativi, lassativi. Guarda, abbiamo trappole ovunque, giusto? E quando le creature ne attivano una, riceviamo un impulso sonar. Mi segui? A quel punto dobbiamo interrompere quello che stiamo facendo. Uscire, prenderle, portarcele qui. Ma adesso, grazie al tripedonte con il sonar incorporato, sarà lui a cercare le trappole e sarà lui a riportarci gli sferoidi. Più creature, più ricerca, più... Mula, non fa una grinza. Humphrey, ti porco le mie scuse. Tu sei un genio. Oh no, quasi mi dimenticavo. Ho lasciato uno sferoide nel bruciatore. È disgustoso. E sporcano dappertutto e la puzza. Dobbiamo uscire di qui. Adesso! Sono più così sicuro. Forza, Abe! Lo vogliamo ritrovare questo tripedonte e salvare i tuoi fratelli o no? Beh, certo, ma non credi che sia un po' troppo in alto? Noi siamo pronti! Sarà una passeggiata. Basta saltarci dentro. Ma questo pozzo incute un certo timore. Niente che non sia alla tua portata. Forza, Abe! Noi ti seguiremo. Noi ti seguiremo, dai, sì, sì. Promesso? Promesso, Abe. Adesso vai prima che sia troppo tardi. Ok, ci siamo! Ah, è troppo alto per me. Hey!
veloce di così? Credete che forse dovremmo riportarli dall'onnipotente Zibibbo? It's about time, Stitch Lips. I see you found our one-legged friend. You will help each other find what is most important to each of you. I don't get it. For you, my lonely Gabbit. Huh? If you ever see Gabbits again, it will be because you helped Stitch Lips save his unborn brothers from Viker's labs. No, I'm not going back there. Listen to me, Gadget Top, and you listen good. You will go to Viker's labs. There you will find Gabiar, the last can of this priceless dish. Gabbit eggs. They eat our eggs? You know what's in a Mudokon pup? Viker's labs is a most formidable fortress. It would seem impossible to break in. There is only one way. You must help Iglucken. A most lazy and incompetent, pitiful excuse for a Iglucken. He is called Lulu. Huh? He is your key to enter Viker's labs. You must make Lulu rich. Filthy rich. For this is the only way he will rise to the status of Gluckstar. Through this poor excuse for a being, you will acquire the fortune that wins back that last can of Gabiar. And you, Stitch Lips. Me? Through Lulu, you will find your unborn brothers. Your destinies are together. Only together you will succeed. Help Lulu, and then... That's it? That's the big message? Get up! Oh, wait.
Okay, now we get your caviar. That's it, blue boy, you're dead! I think we better hurry. Hey, boss. Says here that you're gonna bid your entire fortune on caviar. No way. Where did these idiots get that crazy idea? I hate that fishy crap. Get dressed. Where we going? Ladies and gentle Glocks, the moment we've all been waiting for, I present to you the one, the only, last can of caviar! Since the availability of the gabbets is now at zero, Biker's Fine Foods division is honored to offer the final can of Grade A caviar to the highest bidder. Moolah! What are you doing? I need that caviar. You're not helping. The bid is now at 1.5 million moolah. I need that caviar. $2 million moolah. What? What am I doing? 2 million? Break the bank! Going all the way! 2,500,000! Come on, Abe! You do it, Abe! You get me that caviar, you hear me? The bid rests at 2,500,000! Going once! Go on, Abe! Twice! Go on, Abe! Going! Going! What am I doing? 3 million moolah! Oh! 3 million moolah! Why are you doing this to me? I can't beat that! I can't beat that! Going once! Going twice! Those! Yep! Will you take the bait? 3 million moolah! No! Did you hear that? Where's it coming from? Somebody's really
Thank you, Abe. You've done good. Looks like there's a lot of eggs in that can. You think you can handle all them baby gabbits? I don't know. I never thought about it. You know, most of the time, when I leave a mean place like that, it blows up. Well, the Fuzzles got their own plan. Can you believe it? That looking chump made out $3 million for a can of smelly eggs! What an idiot! I hear he's bankrupt after the... What? What? Hold me! We gotta get those eggs out of here. Eevee! Huh? I'm trying to help out. Wrong answer. What's that mean? Transplant as soon as you're available.